teatri più importanti della nostra città e non solo. Di fronte a cotanta arte è soltanto sinonimo di orgoglio. Siamo lusingati, devo ringraziare ancora una volta la famiglia Caccavale per questo rapporto di collaborazione che è nato un anno fa con TFR, l'ultimo nostro spettacolo. Continua il sodalizio artistico con Lello Marangio, è il quinto spettacolo che scriviamo insieme in meno di 4 anni. Questa volta porremo l'attenzione sulle manie, sulle fobie, sulle ossessioni che l'essere umano, spesso e volentieri in una società frenetica come la nostra, ha e che poi lo portano inesorabilmente a perdere di vista quella che è la realtà contingente che è sotto gli occhi, che sarebbe tangibile ma che in realtà poi non lo è. Tutto questo ovviamente lo racconteremo in maniera molto divertente. Io sarò in scena insieme ancora una volta al grandissimo Ernesto Lama, di cui vi porto i saluti. C'era New Entry nella nostra compagnia, che è la splendida Claudia Mercurio che vedo in sala, nota al grande pubblico per essere la conduttrice di una delle trasmissioni cult sul calcio Napoli, che è il bello del calcio. Ringrazio Gianluca Colcione ed Alessandro Alfieri per la fiducia e ancora una volta vorrei abbracciare Peppe Caccavale, e non lo dico soltanto metaforicamente, ma proprio fisicamente, perché come dice un notissimo poeta contemporaneo, e allora sì, abbracciami più forte perché voglio essere forte. Andrea Sannino, grazie. Allora prendo la palla in balzo, passo direttamente il microfono a Andrea Sannino, visto che è stato citato, così presenterò il primo dei fuori abbonamento di questa. Ecco qua, no, non so parlare, sì. Buongiorno a tutti. Primo ringraziamento è alla famiglia Caccavale, dottora Campora, a questo teatro che tanto tempo fa mi ha, diciamo, battezzato al teatro con un musical meraviglioso, però poi capita a fagiolo, diciamo, come si dice oggi, essere seduto vicino a questi signori qua che voglio ringraziare. È lui che veramente mi ha trasmesso la voglia, la disciplina e l'arte del teatro. Quindi ogni volta che lo vedo io è come se fossi una persona di famiglia, no? Te lo giuro, lo voglio dire perché è così. Gianfranco Dallo mi ha messo le linee guida, diciamo, sulle tavole del palcoscenico, che io amo sempre portare il teatro nella musica. L'anno scorso ci sono stati 2 spettacoli meravigliosi in questo teatro. Ho ancora davanti agli occhi il pubblico che c'era e quindi quest'anno ritorniamo in scena con lo spettacolo che porta il titolo del mio nuovo album, che è André. André perché ho voluto marcare fortemente questo mio senso di appartenenza alla mia terra, che André è come mi chiamano i miei genitori, come mi chiama il vecchietto fuori al vicolo, il salumiere dove sono cresciuto, quindi il voler essere più fortemente André che Andrea Sannino. Quindi essere napoletano è qualcosa di meraviglioso, non banale per niente, soprattutto nella società di oggi. Grazie.